oggi facciamo i tacos! Ricetta super messicana, molto assaggiosa, piena di spezie, e inizieremo con... le patatine! Sì, con i Doritos, ma attenzione, non faremo i tacos normali, faremo i walking tacos, esatto. Ovvero i tacos da passeggio. Ferma lì Ale, ma ti cosa servono? Fortici! Bravissima! Perché il sacchetto non bisogna rovinarlo. C'è qualcuno già che vede cosa c'è dentro, Ale? Guarda che occhi! Occhio anche alle forbici, fatevi aiutare da un adulto. Sacchetto, infatti, sì. Alleggerito di qualche componente. Sto vedendo. Diventerà il piatto in cui mangeremo i nostri tacos. Abbiamo lasciato all'interno del sacchetto circa 50 grammi di Doritos. Fase 1, chiudere, sminuzzare. Vai, sminuzzate! E non serve polverizzare, però. No, direi che è sufficiente. Vediamo il risultato finale. Perfetto. Sono sempre buone? Sì, sono ancora buone. Ottimo. Adesso passiamo ai fornelli. Che è la fase 2. Esatto, quella in cui dobbiamo cucinare la carne. Del macinato maldo va benissimo, circa 500 grammi. E dopo aver preparato un po' di soffritto con mezza cipolla, buttiamo la carne. Ta-da! E mentre si prepara, noi possiamo andare a preparare la salsa taco. Yes! Mi raccomando, non esagerate con le spezie. No. Non con le patatine. È vero, e ne abbiamo giusto un po' che di spezie, ma ne faremo tanto di condimento, così lo metteremo in questo barattolino. Poi lo conserveremo per le prossime volte in cui faremo i tacos. 2 cucchiai di peperoncino in polvere extra piccante. Oh, per fortuna lo doseremo per bene dopo. Cucchiaino di aglio in polvere. Ecco qui. Posso mescolare? Certo, regina del cucchiaino. Ci siamo, la carne è pronta. Ma togliamo tutta la quetta che ha buttato fuori. In questo modo. Sì ragazzi, stiamo proprio usando uno scolapasta. Scolo, scolo, scolo. E via di nuovo in padella. E qui che metteremo il nostro condimento. E lo faremo amalgamare con la carne. Un cucchiaino di cipolla disidratata. Giramati! Un cucchiaino di peperoncino tritato. Miam! Ma perché le vostre mandibole si muovono ancora? Golosoni! Un cucchiaino di origano. Sì! 2 cucchiaini di paprika. 1 e 2. Brava! 2 cucchiaini di cumino macinato. Vai, che secondo me sa di menta. Prova a sentire, ma Nicky. Sì. Ricorda un pochino. 1, 2, 2. 1 cucchiaio di sale marino. Sono la regina della festa. E allora è Mati che mescola. E per finire 1 cucchiaio di pepe nero. La vedo piccantina, ragazzi. Già, anch'io. Ma dobbiamo essere coraggiosi. Soprattutto non metterlo tutto. Mescolare per bene. Stai usando? Oh, è super potente. Mati, cosa fai? Sto mettendo. No, paura. L'ho messo. Non giocate invece con il peperoncino. Esatto, invece di lo mangerò io quello col peperoncino. Oh, grazie Nicolò generoso. Condimento finito. Prepariamo giusto in tempo anche la salsina. Con 100 grammi di panna acida e 50 grammi di yogurt greco. E poi, quindi puoi già mescolarli, Ale, facendoti aiutare dalla regina della frusta. Certo. Eccola, è pronta. E poi ci vuole anche la scorza di mezzo lime. Sì. Facciamo anche la limonata, possiamo? Certo, lo utilizziamo poi per spremerlo. La limonata. Sì. La che? La limonata. La limonata. Che cosa mangi? Golosone. Cheddar. Qua c'è un pezzo. Ah sì, c'è cheddar. Qui vedete ragazzi, approfitto. Ci sono i condimenti che metteremo all'interno dei nostri walking tacos. Gratta. Olive, io l'adoro l'olive. Sì, ci sono anche le olive, ragazzi. Io spero che resterà qualcosa, Ale, prima di mangiare i nostri tacos. E adesso attacco le olive, attacco il mais. Attacco il cheddar. Ok. Com'è, buona? Buona. Perfetto. Anche tu hai assaggiato? Ale, perché sono l'unico che non ha assaggiato io? E poi non è neanche condita ancora. Sì. Ah, grazie. Non so niente. È vero. Ma che sono le olive, le ho mangiate tutte io. Come? No, le nostre barchette. Le patatine tutte io. No, le nostre patatine. Comunque, adesso ci mettiamo finalmente il condimento. Faremo 3 dosaggi diversi per soddisfare tutti i gusti. Più piccante, meno piccante, extra mega piccante saporito. Messa la prima dose. Questa ricetta si fa rigorosamente ad occhio. Quindi guardate il sacchettino e dite, sì, c'è abbastanza carne, no, non mettiamo, c'è abbastanza ancora carne. Uno. Comunque, noi vi consigliamo un 3 mestoli circa. Esatto. Sono mestolini piccolini, questi mignon, di carne. Seconda aumentiamo dose. La dose. Per i coraggiosi. Questa che la mangio? Io. Riempiamo
assaggiare un po' per vedere se è piccante. La vedo piccantina, ragazzi. Ale, non so se aggiungere, sai, nel prossimo. Assaggiamo. No. Io terrei due livelli. È vero che ci vanno gli ingredienti da aggiungere che stemperano, però vediamo la faccia di Nicky. Piccantino. Sì. Nicky va a fuoco. Come va, Nicky? Più che acqua, pane! Per cercare di mitigare il peperoncino. Comunque abbiamo fatto occhio, però saranno tre mestoli lì, eh. Siamo stati precisi, eh. Tre dosi, 500 grammi di carne. Io voglio l'olio! E ora ognuno mette gli ingredienti che vuole. Ci sono quelli un po' più tipici dei tacos, ci sono quelli che ci piacciono. Il sacchetto lo possiamo ripiegare un pochino. Sì, molto carino. Così riusciamo con la forchetta poi a raggiungere il contenuto del nostro taco da passeggio. Il cheddar non può mancare! Assolutamente no, Ale. Secondo me non posso mancare neanche i pomodori. Ovvio! Obbligatoria! Se mettiamo dei cucchiai, meglio. Hai ragione, la lattugina. I mais pericolosi. E poi, alla fine, la salsina, Ale, se mi metti anche quella, sai? Certo. Che noi facciamo assaggiata di coppia. Sì. Papà, ti sei dimenticato la guacamole. Hai ragione, immancabile. Posso assaggiare io intanto? Aspetta, Ale, mi hai messo anche la salsina? Oh, assaggiamo. Sì. Oh, e com'è, buono? Buonissimo. Fantastico. Nicky ancora che è assaggia. Eh sì, ragazzi, tacos è tacos, eh. Quindi forse potrebbe bastare anche il livello 1, cosa dici? Finalmente assaggio anch'io. Vediamo quanto è piccante. Ragazzi, basta il livello 1. Il sapore è meraviglioso. Però è piccantone. Quindi tutta la salsa a condimento che abbiamo fatto ci basterà per 2000 tacos. Papà, ma è tanto piccante. Tu dici, cosa fa Nicolò laggiù? Sto spegnendo la bocca. Si è attaccato al rubinetto. Allora, quindi diciamo che mezzo cucchiaino è più che sufficiente, ragazzi. Altrimenti poi dovete tocciare la lingua dentro il bicchiere. Perché è talmente buono che ti viene voglia di mangiarlo. Il sapore è proprio max, mi piace un sacco. Dopo un po'. Fai la versione da passaggio, Ale? Sì. Sì, ok, bevi un sorso. È super portabile. Ma cosa c'entra il Play-Doh con i tacos? C'entra che ovviamente esiste anche il set tacos Play-Doh. No. Piccolino e pucciosetto. E lo vogliono tutti, Ale. Lo prendo io. Ma prima. Prendo i litiganti. Giro di scatola. Ma lo apro io. Che è stata l'unica brava ordinata. Voi due siete stati birbanti, ragazzi. Oh. All'interno un set veramente piccolino, sempre della serie Kitchen Creations. Quella è la grattugia, servirà a grattare il cheddar. E faremo proprio le stesse cose che abbiamo fatto facendo la ricetta. Perché in dotazione hamburger? No, quella è la tortiglia. Ma lo stampo. Ah, serve arancione per fare il cheddar, ma non l'abbiamo. No, beh, possiamo usare il giallo. Cioè, vedi questo giallo qua. Un po' scuro, sì. Oppure per l'appunto, ho detto tante volte punto, ho preso anche dalla nostra grande riserva dei nuovi vassoglietti di Play-Doh. E guarda qua, sì, per fare tutti gli ingredienti. C'è la lattuga, la pancetta. No, è la cipolla. La cipolla. Il riso. Perché volendo si può mettere, può mettere molte cose sopra. Il pomodoro, il peperoncino piccante. Vero. Il pomodoro. C'è anche lui. Ragazzi, ho scoperto che l'avocado esiste. Non è stampato, Nicky. Bisogna farlo in fai da te. Bene. Hai visto che carino? Si può fare, ragazzi. Fondamentale per la salsa guacamole che abbiamo apprezzato. Qui stiamo già stappando la tortiglia. Schiaccio. E oh, bene. Via, basta in eccesso. La tortiglia è pronta. Io mi porto avanti e ho creato la salsa super piccante. Salsa mil dito, Ale. Di gusto. Sì. Che piccante, eh? Unendo due. Beh, guarda, ormai sono esperto. Cos'è che sta cadendo ripetutamente numerose volte? Il porta tortiglia, ragazzi. Fai vedere come funziona a proposito. Prendi la tortiglia e la appoggi lì. Così gli dai la forma tortiglica. Sì. A me piace questo. Che cos'è, Mati? Sto facendo la torta. Ah, giusto. Questo stampo possiamo ovviamente utilizzarlo per inventarci anche nuove leccornie. Decoriamo con la glassa rosa. Ah. Adesso ci vanno un po' di zuccherini. Lo zucchero non è mai? Abbastanza. Vero. Ma prima ci vuole ancora un po' di glassa bicolore. Così lo faccio magari
Quanto? Sì. Ale, secondo me anche la glassa non è mai abbastanza. Nel frattempo, a Nicolò che potrebbe essere utile un po' di carne, cosa dici? Sto già facendo, scusa. Veramente? Io avevo trovato il colore cachina. Preferisco la carne meno cotta. E io cosa faccio di questa, Ale? Mangiala. No, ho detto che non posso. È bruciata. Matti, vuoi qualche zuccherino di cioccolato? No, adesso devo fare ancora glassa. Ma no, neanche lei la vuole. Vabbè, intanto faccio un serpentino. E poi convincerò Matilde che è bellissimo fare un cerchietto così di cioccolata intorno. Ti che dici, Matilde? L'ho convinta? No, non l'ho convinta. Hai visto che faccino, Ale? Mi pare proprio di no. Mi pare che nessuno vuole quel... Aspetta, la sto usando per fare la decorazione, guarda. Hai visto, Nick? Sì, vedi? No, guarda cosa ha inventato invece. Ha fatto una girella. La liquirizia. Hai ragione. Adesso la disfatta. Adesso me la tagliuzza. Un po' di liquirizia. Ah, lì sulla cima. Beh, hai visto, Ale, che qualcosa è servito? Ah, ma sicuro. Inizio il condimento. La tortiglia. Chi è che ha fatto quella buona tortiglia lì vicino? Io. Complimenti, Ale. Lattuga. Lattuga. E radicchio. Radicchio rosso. Anche quello c'è. Sì, fucsia. Sapete cosa manca? Cosa manca? Manca l'ananas. Si può mettere anche quello nei tacos. Ma questo era è limone. Ma come? Guarda, c'è proprio l'ananas. Veramente? Eccolo. No, ho sbagliato l'ananas. Dai, ci ho messo anche quello lì. Grazie, pomodoro. Amore. Ma ci sarà tutto? Riso. Sei sicuro che sia? Allora, ho paura che questo taco possa invadere il tuo taco. Guardate. Vediamo. Ah, è finito il dolce. Anche il mio è finito. È bellissimo. Metto la carne. La carne? Oh, scatta un riso. È un mega taco. È molto mega. Ecco la linfea. Oh, che carina. No, dimmi che è lime. Matti adora le cose super acidine. Quante cose può acidare. Guarda che bello il mio avocado. È venuto bellissimo, Nicky. Hai dato 10 a 0 all'avocado Play-Doh. Di questa cosa qua. Fai vedere. Allora non messo... Ok, uno questo è perfetto. È subito piaciuto. Mangialo. È frutta. Molto solo la salsa piccante. E perché è blu la salsa piccante? Perché è piccantissima. E cos'hai in testa? Il cappello di Pippo. Il cappello di Pippo. Di Pinocchio. Ah, ok. Di Pippocchio. Ecco qui la salsa piccante. I nostri tacos sono pronti. E mentre noi continuiamo a preparare delizie e prelibatezze, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! E non mettete troppo peperoncino, ragazzi! Altrimenti... vi esce dalle orecchie! Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video e le prossime ricette! Ciao!